Piero Agen, partiamo dalla questione, chiaramente a Catania, la ZTL, zona traffico limitato, pare creare non pochi problemi, soprattutto insomma, ai commercianti. Qual è il suo pensiero, la sua idea? I problemi sono molti, non solo quello della ZTL, ma soprattutto quello della ZTL e anche della chiusura totale di alcune strade. È un problema grave per cui apriremo un confronto con l'amministrazione, con organizzazioni di categoria. Soprattutto quello che ci colpisce però è che manca in questo momento un quadro generale di strategia. Mi piacerebbe potermi sedere intorno a un tavolo e vedere il progetto verso il quale ci sta indirizzando. Cioè, se qualcuno mi dice vogliamo fare A più B più C, io dico discutiamo di questa cosa. Ma se qualcuno ogni mattina mi fa trovare una nuova strada chiusa un pezzo, 20 metri di pista ciclabile, 30 metri di corsia speciale per la corriera, beh, in tutto questo, scusate, non credo che stiamo cambiando Catania, stiamo confondendo Catania. Non solo i commercianti si lamentano, si stanno cominciando a lamentare anche i cittadini. E di questo mi preoccupo per il sindaco, che è una persona che stimo e di cui apprezzo la buona volontà. Ecco, ma da quasi un anno sostanzialmente dall'insediamento della nuova giunta Trantino, il bilancio da parte sua non sembra quindi essere particolarmente positivo. Diciamo che è di attesa, nel senso che non posso dire che il presidente Trantini abbia fatto dei grossi errori, anzi, a mio parere, ha fatto anche alcune scelte intelligenti, soprattutto di immagini. Quello che manca, a mio parere, è il progetto finale. Io dico sempre che il mio sindaco ideale è un sindaco che accetta magari di essere anche impopolare, ma costruisce per il mandato successivo, per chi verrà dopo di lui. Se si cerca di accontentare tutti, chi vuole andare in bici, chi vuole andare a piedi, chi vuole, si finisce a sbagliare tutto. Bisogna prima elaborare il progetto, poi confrontarsi col mondo del lavoro, che è fondamentale, e poi andare avanti a quel punto a testa bassa. Ecco, andando nel particolare, lei ha parlato appunto ha fatto riferimento a questa pista ciclabile che dovrebbe insomma arrivare anche insomma, fino all'aeroporto, partendo dalle zone di Acicastello a Citrezza. C'è qualcosa che non va in questo? A mio parere c'è un pizzico di improvvisazione anche qui. Guardi, io l'altro giorno, mentre andavo a un convegno ad Acicastello, ero in coda, andavo a 2 all'ora, grazie anche a queste introduzioni innovative, e mi sono divertito a contare da dove iniziava la pista ciclabile, a dove si interrompe poi quando siamo alle porte di Acicastello, no? Poco prima del Baia Verde. Bene, ho contato 2 biciclette che andavano in direzione Acicastello, 5 che correvano a piedi contromano sulla pista ciclabile in direzione Catania e 2 vecchietti che l'avevano confusa con il marciapiede. Beh, se questa è la funzione della pista ciclabile, ho qualche perplessità, ma ovviamente quando si fa un pezzo di pista gettato lì, non sapere bene dove inizia e dove finisce, il suo scopo non lo raggiunge. Oltretutto, l'idea di continuare a togliere spazi alle auto per darlo alle bici è un errore sbagliato in partenza. Le piste ciclabili devono andare a coprire posti vuoti. Le lancio un'idea per il futuro? Beh, fra non molto la ferrovia che congiungeva Catania a Paternò, Adrano, sarà completamente superata dalla nuova metropolitana che arriva direttamente. Beh, forse non sarebbe il caso di fare un pensierino a trasformare quella in una grande pista ciclabile che attraversi Catania. Quella mi troverebbe d'accordissimo, non d'accordo. Lei ritiene la città di Catania, la cittadinanza di Catania, matura per essere appunto una città più ciclabile, una città verde? Ritiene una città matura da questo punto di vista? Allora, la città io dico sempre che dipende da come le cose le descriviamo. Io ho vissuto delle esperienze dicendo le cose ai catanesi, magari non al primo tentativo, ma al secondo li convinci. Però devi essere convincente e devi soprattutto dire di avere un progetto. Io la città la vorrei più vivibile, non più ciclabile, perché bisogna capire se il ciclabile può valere per tutti. Allora, che i catanesi, che stanno invecchiando sempre di più, saranno propensi a usare la bicicletta per andare al lavoro, posso dirle, ho grandissimi dubbi. Se lei invece mi dice
costelliamo Catania di parcheggi multipiano e poi chiudiamo una zona limitata al centro totalmente al traffico, anche alle biciclette, le dico sì, ci sto. Ecco, tutto questo va pensato e meditato. Pensate al successo che ha avuto il pezzettino di via Monfalcone chiuso al traffico, solo perché era quel pezzettino. Se lo facciamo più ampio, lo rendiamo inaccettabile, non funzionerà. Tutto questo va studiato da parte di tecnici, ci si confronta con le categorie. Se non facciamo questo, sa cosa diventerà Catania al centro? In parte lo è già ed è gravissimo. Diventerà quello che oggi è Bucarest, un enorme pub che vive solo nelle ore serali e che poi è un vero e proprio mortuario nelle ore di punta. Quella deve essere la Catania del domani? No. La Catania del domani deve avere anche i grandi negozi al centro, come Amsterdam. Ecco, io vorrei che il sindaco aprisse il dibattito. Vogliamo diventare Bucarest o Amsterdam? Poi vediamo quale sarà la risposta dei catanesi. Ecco, ma invece da un punto di vista di sicurezza, Agen, parlavamo prima di ZTL, problemi insomma anche per i commercianti, ma invece se trovassimo un ipotetico binomio commercianti e sicurezza, quello che sta avvenendo a Catania, anche in certi angoli del cosiddetto salotto buono, fanno capire che questa città, che momento sta vivendo e come eventualmente risolvere certe problematiche sulla sicurezza. La prima è con il ripristino dell'ordine pubblico. Io devo dare atto, io questo lo do atto perché quando c'è da fare un complimento invece una critica, trovo che ultimamente, grazie alla prefettura e alla questura, ci siano state delle novità assolutamente interessanti per quanto riguarda il controllo del territorio. Probabilmente gli uomini sono pochi, io non disdegnerei la presenza dell'esercito che comunque è un deterrente in alcune zone. Ecco, forse due soldati in più o due poliziotti in più, che però non ci sono, l'altro giorno in Piazza Europa sarebbero serviti per fermare sul nascere un fatto gravissimo. Però diciamo anche che la presenza in un unico luogo di grandi masse di giovani che vanno soltanto per bere, essenzialmente, non è il massimo del domani della nostra città. Quindi preferirei una città dove i negozi si alternano ai pub, dove i pub si alternano ai ristoranti per persone di una certa età e dove vive tutta la comunità e non solo una piccola fascia della comunità che oggi è attraversata anche da problemi sociali di un certo rilievo. I nostri giovani, vuoi per l'esperienza Covid, vuoi per altre cose, stanno dimostrando di aver subito un trauma che poi spesso e volentieri si trasforma in un eccesso di violenza. Piero Agen, chiaramente presidente di Confcommercio, ma viene facile cercare di capire da parte sua su questo insomma, ritardo relativo invece alle Camere di Commercio. Cosa sta succedendo? Ma io direi che così faccio un po' il cattivo, così ho fatto il buono, faccio il cattivo. Ecco, credo che da parte di una certa politica, la parte peggiore della politica, perché poi non generalizziamo mai, ci sarebbe il desiderio perverso di portare il rinnovo camerale avanti ancora per un anno e qualche mese, in modo che la politica potesse gestirsi una volta per ennesima volta il frutto malato di questa cosa che è l'aeroporto di Catania. Aeroporto di Catania, mi scusi Agen, troppo ghiotta l'occasione per chiederla. Aeroporto che sta come? Si parla tanto, insomma, di tantissimi turisti in arrivo, numeri altissimi. Catania, una delle città più vissute anche dai turisti per quanto riguarda la Pasqua, ai primi posti. Ma è un aeroporto che sta come dopo quello che successe appena l'estate scorsa? Allora, le dico solo una cosa, qui le rispondo con una domanda. Mi dica un'opera che è stata realizzata negli ultimi 5-10 anni nell'aeroporto di Catania. Io la sto aspettando. Si è inaugurato un parcheggio che risaliva a oltre 10 anni come progetto. Sono stati presentati una serie di progetti, non è mai stato realizzato uno, non è stata abbattuta la vecchia stazione né iniziata la ricostruzione, non è stato fatto il nuovo centro direzionale che è stato presentato circa 3-4 anni fa con enfasi e altre cose. L'unica cosa realizzata, ma non l'ha fatta l'aeroporto, è stato lo spostamento della stazione di Bicocca, di cui devo dare atto alle Ferrovie dello Stato, sono state più veloci di noi.
Quindi sostanzialmente a numeri di un certo tipo ci sono anche altre realtà non così positive, secondo lei, per quanto riguarda l'aeroporto Etneo? Guardi, l'aeroporto di Catania è una di quelle cose che cresce da solo. Dico che se ci mettiamo un bambino scemo a gestirlo, probabilmente ottiene dei risultati similari. Non ci vuole un genio, eh. Ecco, se poi invece ci mettiamo un manager di altissimo livello, Catania oggi sfiorerebbe i 20 milioni di passeggeri. Ma non lo dico io, lo dice qualsiasi studio. Quando gli advisor dicono che l'aeroporto di Catania è l'aeroporto più interessante da comprare d'Europa, lo dicono perché mi vogliono bene, sono generosi o perché fanno gli interessi del compratore. Perché chi fa queste operazioni in genere cerca di portare l'imprenditore che paga di più. Il fatto che si preveda una gara di altissimo livello, dicono che siamo superiori a Sofia, Sofia è la capitale di una nazione, la dice lunga su cos'è l'aeroporto di Catania. D'altra parte, guardate, nei periodi peggiori, chiunque fosse al governo dell'aeroporto di Catania, l'aeroporto di Catania non ha mai smesso di crescere. Ha avuto un anno di interruzione, ma è stato un caso, e poi il Covid, due casi. Per il resto cresce sempre, cresce da solo. Ripeto, quindi quello che noi diciamo è un'altra cosa, è arrivato il momento di parlare, di passare dall'improvvisazione alla managerialità. Noi abbiamo bisogno che questo aeroporto sia gestito da professionisti e non da speculatori, da gente che ha diretto altri aeroporti, tant'è che nella descrizione che noi abbiamo fatto come giunta camerale, votando all'unanimità, e anche l'assemblea dell'aeroporto ha votato all'unanimità, che sia una gara fatta fra soggetti che hanno precedenti esperienze di altissimo livello, fra soggetti che dovranno andare a gara libera a rilancio, con una base d'asta molto alta, 1 miliardo, e da soggetti che accettino che un'eventuale cessione delle quote, scusi, aumento di capitale post acquisizione delle quote non comporti variazione del soggetto. Quindi io ho il 51%, divento socio, lancio un aumento di quote, non lo posso lanciare se non siamo tutti d'accordo, oppure lo lancio, ma a questo punto rimane 51-49. Questo noi chiediamo. Dopodiché dico al commissario che per un anno e un mese non ha fatto niente, probabilmente preoccupati di fare tu questa vendita, così superiamo anche il dubbio che ci siano delle tangenti, altre cose lo facciamo fare a terzi più tranquilli, purché rispetti le nostre regole. Quindi nessuna paura. Una cosa però positiva, oggi la vedo, proprio questa mattina mi è arrivato l'invito del segretario, da quello che ho capito nella convocazione online che si terrà il 5 di aprile, il tema dovrebbe essere il rinnovo delle camere di commercio. Se aggiungo anche che so, da notizia certa dai sindacati, che siano state proposte oltre 1000 ore, 1400, 1500 ore di straordinario, mi conferma che il segretario si appresta a fare il rinnovo. Poi dovremmo essere noi bravi a non litigare, a chiudere un accordo veloci e a riprenderci l'aeroporto nel giro di pochi mesi.